Corteo per le strade del centro in occasione della festa del cuoco stamattina a Torre del Greco. L'evento, patrocinato dall'amministrazione comunale, è stato organizzato dall'Associazione Cuochi di Torre del Greco, dall'Unione Regionale Cuochi della Campania e dalla Federazione Italiana Cuochi. Presenti chef, pastry chef ed esponenti dell'arte culinaria provenienti da ogni parte della regione. La manifestazione stamattina è la festa del cuoco regionale, infatti sono presenti tutte le nostre consorelle dell'associazione che appartengono all'Unione Regionale Cuochi della Campania. E stamattina siamo qui a Torre del Greco perché nel giro che facciamo tra le varie associazioni regionali quest'anno è toccata la nostra associazione, che è quella della Torre Arenolana, Vesuviana e Striarese. Le associazioni sono tutte quelle che appartengono all'Unione Regionale Cuochi della Campania. Ci sono le associazioni di Caserta, di Avellino, di Torre del Greco, quella là di Napoli, città di Caserta e di Salerno, quindi tutte le province insieme a quella di Torre del Greco e insieme a quella dei cuochi equani Monti Lattari. Stiamo celebrando un evento regionale sulla figura di San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi, che si fa ogni anno intorno al 13 di ottobre, giorno della nascita del santo. È un evento non solo per ricordare e pregare il santo perché per sua intercessione possa guidare la mano dei cuochi, non solo ma anche il loro cuore nell'esercitare la loro professione, ma anche per ritornare un po' ai valori dello spirito. La professione del cuoco è molto impegnativa, tante volte non si riesce proprio a partecipare anche a quello che è la celebrazione della fede. Allora in questo momento si vuole ribadire proprio questo. San Francesco Caracciolo ci aiuti a esercitare la professione di cuoco con tutto l'amore della fede, ma anche e soprattutto della benevolenza che si ha con le persone che poi usufruiscono di questo servizio.